Dopo partita dalla Valascia con Diego Kosner, una gran vittoria sul finale, adesso però epilogo a parte, non è stata una gran prestazione la vostra, si è vista tanta confusione in pista, tanti dischi persi, insomma come valutare un po' questa prestazione che non è assolutamente in linea con quanto visto nella scorsa settimana? Sì, esatto, chiaramente siamo contenti che abbiamo preso questi tre punti che erano importantissimi. Però sul piano di gioco e così oggi abbiamo dimostrato una brutta partita. Non abbiamo giocato il nostro gioco, pensavamo di giocare un po', cioè di vincere quasi facile, però si sa che nell'hockey svizzero non si può mai pensare questa cosa, perché tutte le squadre sono competitive e niente, ovvio. Come già detto, siamo contenti di questi tre punti, però per la prossima partita dobbiamo sicuramente migliorare il nostro gioco. Possiamo definirlo un po' come la classica partita trappola, arriva l'ultima del campionato con una sola vittoria in 10 partite, insomma credo anche che a livello mentale non sia esattamente semplice approcciarsi ad una partita del genere. Sì, forse è quello, però penso poi che sia un po' nella testa di tutta la gente, anche non volendo, però si pensa sempre un po', però non è la giusta attitudine in questo. Dobbiamo sicuramente giocare meglio oggi, sicuramente la fortuna è stata dalla nostra parte, Benji ha dimostrato un'altra ottima partita, ci ha tenuto in partita un paio di volte e niente, però siamo contenti di questa vittoria, però sicuramente anche un merito va al box play che alla fine del secondo tempo abbiamo superato quel 5-4, 5-3 per 2 minuti quasi, però come detto la prossima volta dobbiamo giocare meglio. Ecco, specialmente dopo la rete dell'1-0 ci si sarebbe aspettati forse un Ambrì un pelo più arrembante e invece è capitato esattamente l'opposto, cioè vi siete forse un po' seduti, tant'è vero che Cereda ha dovuto chiamare il time out. Questo è un po' strano, nel senso ci si sarebbe aspettati una reazione, più energia, più cattiveria in pista e invece avete fatto rientrare il Rapperswil. Sì, esattamente, noi sappiamo benissimo quali sono i nostri punti di forza e dobbiamo metterle in pista ogni sera, non possiamo pensare che solo perché abbiamo vinto adesso 2 partite di fila così possiamo andare in pista e giocare, non so, hockey spettacolo per esempio. Dobbiamo andare in pista, giocare sempre e comunque il nostro hockey, che è tanta energia, tanto forcheck, recuperare i dischi nella zona offensiva e in zona difensiva essere più aggressivi. E poi magari queste partite le vinciamo, sì, però un po', cioè, giocando meglio. E poi tu hai parlato del box play, ma credo che bisogna citare anche il power play, il migliore dell'intero campionato, penso che faccia particolarmente piacere e soprattutto in sfide tirate come questa si vede quanto effettivamente il power play faccia la differenza. È valsa la rete dell'1-0 per il Rapperswil, ha causato, diciamo così, la sconfitta, però insomma sono sempre più situazioni nell'hockey moderno fondamentali. Sì, esatto, no, come moderno le situazioni speciali come box play e power play sono importantissime, possono decidere ogni partita. Anche oggi ne abbiamo avuti tanti di power play, due, però un gol l'abbiamo fatto e questo è importante, che abbiamo un buon power play comunque, che ci aiuta a vincere le partite. Penso anche in power play non facciamo miracoli, penso che giochiamo semplice, però si vede che funziona. Una nota finale, magari due parole su Kubalik e su Konz, forse questa sera i due migliori giocatori in pista, Kubalik autore del gol vittoria e Konz ancora una volta una prestazione molto solida da parte sua. Sì, esatto, penso nelle ultime partite Konz sta giocando a un ottimo livello, penso sia importante per noi avere due ottimi portieri che si possono ruotare un po', però e anche come detto Kubalik è un grandissimo giocatore che riesce a essere velocissimo, riesce a segnare ed è importantissimo per la nostra squadra, però come detto tutta la squadra alla fine è importante e ognuno deve fare il suo lavoro.